Quattro ragazze approdano al Lido di Venezia in questa ottava giornata della Mostra del Cinema, con storie molto diverse, ma tutte in competizione per il Leone d'Oro. Da una parte c'è La Bella Addormentata di Marco Bellocchio, dall'altra quattro scatenate Spring Breakers di Harmony Korine, disposte a tutto pur di vivere una vacanza indimenticabile. Il film di Bellocchio è destinato sicuramente a far discutere e a risollevare le polemiche relative al caso di Eluana Englaro, visto che Bella Addormentata affronta proprio i temi che hanno diviso l'opinione pubblica 3 anni fa. Il film racchiude quattro storie, quella di una giovane donna in coma, vegliata da una gelida madre religiosa, quella di due ragazze del fronte laico, del politico che cerca di rimanere fedele alla propria coscienza nonostante le pressioni della corrente di maggioranza del suo partito, e quella del medico che ostinatamente cerca di impedire ad una ragazza tossicodipendente di suicidarsi. Chiuda la porta, per favore. Accompagnato da un cast di strepitosi attori che comprende Isabelle Huppert, Tony Servillo, Maya Sansa, Pier Giorgio Bellocchio, Michele Riundino e Alvaro Orvacher, Marco Bellocchio si è espresso a tutto campo nella conferenza stampa di Rito, dove è stato accolto da una vera standing ovation. Sarebbe innaturale per me utilizzare questo film come bandiera di una tesi, anche se, lo ripeto, ho delle idee personali sull'argomento. So bene che del film se ne discuterà in tal senso, ha spiegato, ma non va sottovalutato il suo aspetto artistico. Come detto, temi e registri differenti per Spring Breakers, che invece racconta la storia di quattro ragazzacce che per pagarsi una vacanza decidono di rapinare un fast food. Ma gli andrà male perché verranno arrestate quasi subito. Nel cast, oltre a James Franco in un cameo, spiccano una manciata di star popolarissime presso il pubblico teen, come Selena Gomez, Vanessa Hudgens e Ashley Benson. I miei film sono spesso tematicamente molto vicini perché il mondo dei giovani mi ha sempre affascinato, ha spiegato il regista. Ritengo che lo Spring Break, la pausa primaverile, sia una sorta di rito di passaggio, una metafora perfetta, e i personaggi del film sono significativi di questo tipo di cultura. Il film, ha poi concluso, parla di una nuova generazione, una generazione che sta cambiando in fretta con nuovi valori e nuovi modelli. Adesso si cresce con televisione, videogame e YouTube. A volte il passo dal limitarsi a guardare al limitare può essere breve. Si dica tuttavia che quello di Venezia non sia un festival per vecchi, perché i riflettori della sezione fuori concorso sono tutti puntati su due grandi veterani, il maestro portoghese Manuel de Oliveira e Peter Brook. De Oliveira, che ha 104 anni e nessuna intenzione di smettere, visto che continua a dirigere uno o due film all'anno, porta al festival il toccante Jebo e l'ombre, con il quale racconta fino a che punto può spingersi l'amore di un padre per il proprio figlio. Con The Tie Trop, Peter Brook svela al pubblico cinematografico e alla macchina da presa di suo figlio Simon come nascono i suoi lavori teatrali, a cominciare dalle prove. And here it's to explore something. Io mi sento parte di un tutto, ha spiegato Brook. Non si possono ignorare le mostruosità, le crisi in Siria, la Palestina, fino ai paesi più lontani. I politici che dicono di voler cambiare il mondo mentono perché non lo sanno fare. Dalla mia prospettiva dirigo il mio lavoro a quesiti profondi sull'essere umano che non vanno dimenticati. Nella sezione Orizzonti infine vengono presentati il turco Araf, Somewhere in Between, che porta in scena un triangolo amoroso dalle conseguenze tragiche, e il cinese Fly with the Crane.